dalla Magica Roma. Facevo purtroppo ora sono tuttora disoccupato, prima lavoravo in aeroporto di Fiumicino, come ha detto la sicurezza, dato comunque la precarietà che c'è adesso in Italia, purtroppo non mi hanno rinnovato il contratto, quindi tuttora sono in cerca di lavoro. Ho un hobby stupendo, bellissimo, che è la musica, che coltivo da quando ho 17 anni praticamente. Ho iniziato praticamente a fare i primi freestyle così sulle basi, proprio quelle scaricate da internet, bruttissime, e registravo con il microfono inserito nel computer, una cosa veramente brutta. Poi è andata avanti per un po' questa passione, poi si è dovuta un po' affievolire, anche perché insomma purtroppo poi ho iniziato ad andare a registrare nei vari studi, fare cose un pochettino più serie, ma purtroppo non lavorando, perché in quel tempo io studiavo, provavo a fare l'università, cosa che poi ho capito non essere per me lo studio, quindi ho lasciato proprio perdere. E purtroppo ho dovuto lasciare questo hobby con molti rimpianti, perché comunque, essendo io timido di carattere, era un modo per sfogarmi, dire quello che pensavo, un po' di tutto, quindi per me abbandonarlo è stato veramente duro. Per fortuna c'è stato un mio amico, che tuttora quello dove vado a registrare, che ha iniziato a fare scuola di musica, quindi diciamo si è poi fatto un piccolo suo studio dove vado a registrare alcune volte alcuni pezzi così, che mi ha detto: perché non riprendi? Io ho ripreso e da là è proprio rinata proprio questa passione, che ormai è ripresa in pianta stabile da 4 anni, che mi ha portato comunque alla fine a registrare varie canzoni, tant'è vero che ho fatto pure uscire un mixtape fatto appunto di questi brani, e adesso siamo al lavoro su qualcosa di più importante e più serio. Ho gettato via il tavolo. E molti romani qua, essendo cresciuto comunque a Roma Sud, sono tifoso della Roma, purtroppo nessuno è perfetto, ma gli imperfetti sono gli altri, non i romanisti. E dovete sapere che qua c'è una distinzione tra chi è nato a Roma Sud e chi è nato a Roma Nord, perché chi è nato a Roma Sud è prettamente tifoso della Roma, tant'è vero che a Roma Sud ci sono dei quartieri prettamente romani e romanisti, come Testaccio, come Trastevere, tutti i quartieri in cui il tifo per la Roma è maggiore, mentre Roma Nord, che sono i quartieri, passatemi il termine, un pochettino più chic, più di classe, è più a prevalenza laziale, tifosi della Lazio. Sono tifoso della Roma praticamente da, penso, tutta la vita, una passione che mi ha trasmesso mio papà quando da piccolo, ricordo vagamente che mi veniva a prendere, facevo l'asilo o le elementari, onestamente non mi ricordo bene, e mi portava allo stadio a vedere le partite della Roma, e da là è nata proprio una passione che tuttora continua, tant'è vero che nonostante, ecco, i risultati sportivi non ci vedano vincenti da un po' di tempo, comunque la fede, l'amore e il piacere di andare a vedere una partita della Roma, quello non manca mai. Potrei anche allargare il discorso magari a una cosa di sport più in generale, ha riguardato me quando andavo a scuola, e penso riguardi anche i giovani, perché secondo me lo sport in Italia a livello scolastico è molto sottovalutato come cosa. A me piacerebbe molto che l'Italia adottasse il sistema americano, quello in cui già dai licei ti cominciano a formare, e per loro lo sport è veramente un qualcosa con cui tu più avanti riesci a sfondare, se magari vedi che non sei abile o per lo studio, comunque per le materie, e lo sport come via d'uscita, cosa che qua in Italia non c'è. Siamo a Trastevere, nel posto dove ho girato il mio primo video, che è Notti Romane, che potete trovare sul mio canale YouTube. È stata un'esperienza, penso, indimenticabile, perché girare il primo video musicale era qualcosa che penso fino a 2 anni fa non mi sarei mai sognato di fare, e quindi poi girarlo in un quartiere tipico romano come può essere Trastevere è stata una cosa spettacolare.
Allora, il pezzo di Notti Romane è un pezzo prettamente estivo che parla appunto della movida romana. Volevo fare un pezzo che esaltasse appunto la romanità pura. E quindi ho concepito questo pezzo che devo dire che a livello di scrittura ho cambiato si sa quante volte, perché non mi piaceva una cosa, me ne veniva una meglio, poi no, era meglio quello di prima. Quindi l'ho modificato e rimodificato e alla fine è venuto fuori, diciamo, la scrittura definitiva, che poi è quella che ho registrato, che è un risultato che mi è piaciuto, anche perché mi sperimentavo per la prima volta un genere puramente dance, perché il beat che abbiamo scelto era un beat dance, proprio dance da pezzo estivo. Quindi volevamo fare una canzone proprio fresca, che non avesse un significato particolare, ma con un ritornello che a me piace, che ti entra in testa, perché secondo me la canzone parte dal ritornello. E col regista abbiamo detto: quale posto migliore per esprimere la romanità di Trastevere? Meglio di questo. Qua siamo proprio nel centro, nel fulcro della romanità. Questo è un quartiere popolare, tra i primi, già insomma nei tempi della prima guerra mondiale, era un quartiere abitato da gente di Roma, e tuttora continua a essere abitato da romani doc che stanno qua da generazioni. Quindi ci sembrava proprio il posto perfetto per una canzone che parlasse della movida romana. Tutto ciò mi ha insegnato una lezione, bisogna agire, passare all'azione.